Un prestigioso riconoscimento e un bel risultato raggiunto per l'Istituto di Istruzione Superiore Marconi di Vittoria, le cui alunne si sono aggiudicate il primo premio a grado dal tema Le donne nell'arte del flambé. Ieri lo show cooking, dove le vincitrici hanno presentato lo stesso piatto che gli ha fatto guadagnare il titolo, Chutney di mele dell'Etna, è infatti il nome di quanto realizzato a base di prodotti locali che vede proprio la mela come protagonista. Una pietanza particolare scelta dall'Istituto per valorizzare i prodotti tipici locali, che ha garantito alle studenti vincitrici anche una borsa di studio di 2.000 euro, oltre alla tradizionale coppa. Noi stiamo formando dei professionisti che saranno capaci di lavorare in strutture di qualsiasi di alto livello in tutto il mondo. Ci auguriamo che queste ragazze riescano a trovare invece a Vittoria il posto dove poter dimostrare le loro capacità e possano trovare i posti di lavoro all'altezza della loro professionalità. Ho incontrato un gruppo di lavoro, non soltanto una classe, una scuola, un dirigente, ma un gruppo di persone amalgamate, incamminate lungo una strada bella, interessante, legata al territorio, alla Sicilia, ai nostri prodotti, alle prospettive di lavoro della nostra terra. Quindi sono felice oggi di essere stato invitato e di aver apprezzato la professionalità che ho riscontrato in questi ragazzi, in questa squadra che lavora sul cibo, produce cibo e produce ricchezze e valori. Un progetto nato in collaborazione con Amira Ragusa Barocca, il cui presidente Vito Guzzardi non ha mancato di spendere parole di stima nei confronti delle vincitrici, augurando loro un futuro ricco di soddisfazioni. Poi la parola è passata a Massimo Pavan, presidente del Consorzio di tutela della Crota Novella di Ispica IGP, che oltre ai complimenti ha speso qualche minuto anche per soffermarsi sulla scelta del piatto e degli ingredienti, tutti nostrani e incentrati sulla valorizzazione del territorio. A presentare invece il piatto sono state proprio loro, le tre ragazze che hanno partecipato al concorso. Abbiamo proposto un piatto con cui abbiamo vinto il primo premio a grado nella manifestazione Le donne nell'arte del flambé. Il nostro piatto si chiama Chutney di mela dell'Etna alla siciliana. L'ingrediente principale, infatti, erano le mele dell'Etna. Era un piatto molto particolare e abbiamo deciso di valorizzare il nostro territorio. Infatti, abbiamo deciso di utilizzare tutti i prodotti a filiera corta.